21:20, Rai 3. Scritto Adam Sidney, il grande critico americano che si è occupato soprattutto del New American Cinema e che era amico di Mekas e di altri filmmaker di quella generazione, che il film che state per vedere è il regalo che Mekas ci ha fatto alla soglia degli 80 anni. A nostra volta possiamo dire che questo film è il nostro regalo di fine anno a chi guarda Fuori Orario. Ed è anche un ritorno da parte nostra, dopo molti anni di assenza, a quel grande cinema americano chiamato via via underground, sperimentale, New American Cinema, a cui Fuori Orario in passato ha dedicato delle notti indimenticabili. Pensate solo a Stan Breckage, di cui vedete qui alcuni frammenti. Del film di Mekas è stato scritto che è un atto fondamentale di passaggio tra due secoli, tra due millenni. È stato realizzato infatti alla fine degli anni 90 ed ha inaugurato il 2000. Avremmo voluto presentarlo proprio alla fine dell'anno, nella notte del 31, ma non sarebbe stato possibile a causa della durata, non avremmo potuto mandarlo in onda come volevamo assolutamente nella sua intera interezza e continuità. Con Mekas la forma del film diario, cui si era dedicato per tutti gli anni 90, diventa un'archeologia della memoria, un'epica del quotidiano, un tempo perduto e ritrovato nello scorrere della vita, secondo un'idea del tempo non lontana da Nietzsche che non a caso viene evocato nel film. Tra i personaggi trovate Holly Melton, sua moglie, i figli Owen e Sebastian, ma anche amici del crogiuolo newyorkese di quegli anni, Namjoon Paik, Hollis Frampton, Peter Maciunas, Peter Kubelka in visita a New York, Stan Breckage, Adam Sidney. Mekas stesso dice di non sapere a quale tempo appartengono questi pezzi di vita che ha raccolto nel corso di una vita e che ha montato in senso non cronologico. I piccoli miracoli di ogni giorno, i piccoli momenti di paradiso, le epifanie del quotidiano che diventano eterne e infinite. Finisco con queste parole di Jonas Mekas che ritroverete nel film. Riprendo. Finisco con queste parole di Jonas Mekas che troverete nel film. Ma continuo ad andare avanti, lentamente, vado avanti
e dei barlumi di felicità e di bellezza mi vengono incontro, per caso, quando meno me lo aspetto. E allora vado avanti, amici miei. La vita continua. Buon anno, buona visione. I have never been able really to figure out where my life begins and where it ends. I have never been able to figure it all out. What's all about, what it all means. So when I began now to put all these rolls of film together, to string them together, the first idea was to keep them chronological. But then I gave up and I just began splicing them together by chance, the way that I found them on the shelf. Because I really don't know where any piece of my life really belongs. So let it be, let it go, just by pure chance, disorder. There is some kind of order in it, order of its own, which I do not really understand, same as I never understood life around me, the real life, as they say, or the real people. I never understood them. I still do not understand them. And I do not really want to understand them.